I'ma shuffle like a hoverboard. Stay up, never land, and you never saw it. They wanna see me slow down, but I never done. So I'ma hit you with a shovel like I'm giving to ya. E ciao a tutti ragazzi, sono Jet e ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo finalmente, signori, qui con l'inizio della carriera allenatore su FIFA 17. Ho aspettato un po', ragazzi, di questo vi chiedo scusa, però sono contentissimo che vi sia piaciuto il film della carriera allenatore su FIFA 17, ragazzi. È incredibile come su YouTube si riesca a mettere d'accordo chiunque facendo una cosa stupida. Sì, perché alla fine è una cosa stupida, ragazzi, una cosa simpatica che ho voluto fare e non ho trovato nei commenti un commento negativo. Ora magari tutti andranno lì sotto a scrivermi commenti negativi, ma chi se ne frega, ragazzi. Sono contento, mi aspettavo un riscontro maggiore, ma sul mio canale sto avendo difficoltà incredibili in questo periodo, sia in termini di iscritti che in termini di visualizzazioni. Ma questo non mi importa, ragazzi. Sono qui, ragazzi, per iniziare la carriera allenatore con il Cagliari. Io sono contentissimo, ho inventato quella storiella lì. Mi sono un po' aggrappato a quello che è stato un po' il tormentore dell'estate, con Gianluca Vacchi, con Bobo Vieri, con Marco Borriello. Mi sono divertito a farla, ragazzi, e sono contento vi sia piaciuto anche a voi. Ma non perdiamo altro tempo, andiamo subito, come vedete, nuova carriera incredibile, andiamo subito a tuffarci in questa nuova avventura, ovviamente allenatore. Ed eccoci qui, ragazzi, alla schermata della selezione della squadra. Ovviamente, come vi ho preannunciato prima, andremo ad utilizzare il Cagliari con l'aumento del 30% grazie ai risultati della carriera allenatore su FIFA 16. Posso appunto aumentare il budget del 30%, quindi avremo più o meno 13 milioni, e non è male, ragazzi, per una neopromossa. Andiamo a vedere le aspettative della dirigenza, che poi andremo ad osservare più nello specifico. Io già vi anticipo, ragazzi, che dovremmo puntare sui giovani, però come la storia ci insegna, soprattutto per le neopromosse, avremo la necessità, almeno per il primo anno, di creare un mix di giovani e giocatori di esperienza, perché per una neopromossa è importante, ragazzi. Quindi dovremmo cercare di attuare questo sistema qui, anche perché il Cagliari di suo ha già giocatori esperti e giovani che sono già ben assemblati. Quindi andiamo subito a scegliere il Cagliari, ragazzi. Andiamo a scegliere il nome, che ovviamente sarà The Giant. Non c'è mezzo allenatore che ci somigli, questa è una cosa incredibile, ma scegliamo lui, che mi dà più di cazzuto e di forte. The Giant, selezione nazionalità, ovviamente siamo italiani. Per quanto riguarda la difficoltà, ragazzi, voi sapete benissimo che io inizio ogni anno con campione, poi magari vediamo più in là col tempo di aumentare a leggenda. Questo lo sapete già, vi ho abituato a questo, quindi partiamo da campione, facciamo 5 minuti e vediamo come ci troviamo. Lo stadio del Cagliari, che ovviamente è il Sant'Elia, ha più o meno una capienza di più o meno di 16-17 mila spettatori. So che non è un giusto italiano perché manca l'apostrofo, però raga, non c'è, non mi fa mettere l'apostrofo, quindi l'apostrofo, vabbè, l'apostrofo. Ok, l'apostrofo. Rose, utilizziamo le più recenti. Competizione europea, la prima stagione, ovviamente sì, anche se non ci riguarda in primo piano. Andiamo comunque, per rendere un po' più realistica la situazione. Disattiva la finestra di mercato, ovviamente no. Mi raccomando, spacchiamo questa serie come ogni serie sulla carriera allenatore, ragazzi. Io sono contentissimo di ritornare a portare questa carriera sul mio canale. Superiamo i 3000 mi piace, ragazzi. Fatemi capire che non aspettavate altro. E mi raccomando, tanti commenti qui sotto, fatemi sapere se siete d'accordo con le mie scelte e magari consigliatemene altre, ragazzi. Io ovviamente, come ogni anno, non andrò a cercare mezzo giocatore su internet, sulle liste dei giovani. Io mi affiderò completamente ai miei osservatori e più che altro andrò alla ricerca personale di alcuni giocatori che, per sentito dire in TV più che altro, li andremo appunto a far visionare dai nostri osservatori. Congratulazioni The Giant, la squadra Cagliari è stata invitata ad un torneo come lo scorso anno, la novità dello scorso anno. Andiamo a vedere subito gli inviti. Ovviamente uno potrebbe dire, vabbè, partecipa all'invito quello con un premio maggiore, però dovete anche capire, ragazzi, che le squadre che vi partecipano ovviamente sono più forti. Io comunque qui vedo che il livello più o meno è lo stesso, la difficoltà è comunque 3,5 stelle per tutte le competizioni. Quindi andiamo a scegliere la Coppa Internazionale Europea, che ci dà ben 8 milioni in più per il nostro già ricco budget per essere una neopromossa. Eccoci qua, ragazzi, siamo subito qui nella schermata. Siamo nel girone con Werder Bremen, Colonia e Angers, che è tosto, raga. Come vedete, in alto a sinistra è la novità di quest'anno, è overall dell'allenatore, il nostro overall personale. Come prima cosa, ragazzi, andiamo subito a vedere la posta in arrivo e
ovviamente ci dà delle informazioni sulla Coppa Internazionale Europea che andremo a disputare in questo precampionato. Informazioni sul calciomercato, ci dicono che il calciomercato ovviamente è aperto. La sezione degli obiettivi, andiamo a vedere subito nello specifico la crescita dei giovani, ci dice di ingaggiare 3 giocatori dal nostro vivaio come difensore. Per quanto riguarda il brand, ci dicono di mantenere una striscia di almeno 85% di spettatori in 5 partite consecutive in casa. Questo si baserà molto, ragazzi, sui nostri risultati. Ovviamente più vinceremo, più andremo a vincere le partite, più attireremo spettatori e pubblico nel nostro stadio, come giusto che sia. Successo continentale, nessun obiettivo ovviamente perché non ci partecipiamo. Successo in patria, che è quello che ci interessa più nello specifico nel proseguo della stagione, dobbiamo raggiungere i 16esimi di Coppa Italia e dobbiamo terminare a metà classifica per quanto riguarda appunto la Serie A. E l'obiettivo a lungo termine è quello di qualificarci per l'Europa League nel giro di 2 stagioni. Noi cercheremo, ragazzi, zitti zitti, mogi mogi, di riuscirci già alla prima stagione. Per quanto riguarda le finanze, dobbiamo aumentare il valore del nostro club del 100% entro 3 stagioni. Assistente dell'allenatore, puoi chiedere, vabbè, questi sono tutti i nostri osservatori, ragazzi, quelli che già ci hanno trovato qualche talentino nella nostra Serie A, dopo li andremo a vedere nello specifico. E qui c'è anche l'allenatore Alessio Giordano che ci elenca i nostri osservatori. Qui magari possiamo anche già mandare qualcuno, questo è in Italia, questo in Spagna, Francia, questo qui greco, magari lo mandiamo in Inghilterra, perché comunque in Inghilterra ci sono dei talenti niente male. E questo ultimo osservatore, che è tra l'altro è il migliore, lo andremo ad utilizzare per giocatori che andremo personalmente a cercare nella lista dei trasferimenti. Quindi è questa la comodità, per il momento lasciamo così come sta. Come vedete il nostro budget è di 12.035.000. Questo qui è la schermata e la panoramica generale delle nostre finanze. Qui sono tutti i movimenti fatti dal Cagliari in questa finestra di mercato, e abbiamo un budget anche di stipendi di 124.000 euro. Come prima cosa, come vi insegno sempre, diamo un'occhiata alla nostra rosa prima di fare tutto mercato eccetera eccetera. Ragazzi, andiamo a dare un'occhiata alla nostra rosa. Questo episodio, ragazzi, sarà un po' una panoramica generale, poi dal prossimo inizieremo a darci dentro per quanto riguarda il calciomercato, ragazzi, come sempre, come ogni anno vi abituo. Allora, per quanto riguarda il portiere, io vedo che qui abbiamo ben 5 portieri, tra cui Cragno e Colombi prestati. Cragno è al Benevento e Colombi è al Carpi, quindi di questo non possiamo farci nulla. In questo momento abbiamo Storari, Rafael e Colombo, che è veramente imbarazzante, a 40 anni. Magari potremmo pensare bene di vendere Rafael. Perché dico questo, ragazzi? Perché Storari, almeno per il primo anno, utilizzeremo Storari, perché dobbiamo essere abbastanza anche coerenti con la realtà, anche perché Storari per un anno può farlo benissimo, ragazzi. 39 anni sì, ma un overall di 76, quindi come portiere titolare ci sta tutto. Rafael invece è un altro paio di maniche, perché sì, è sia anziano, è un po' più scarso tra virgolette di Storari, ma guadagna molto di più. Bene, si è unito di recente al club, non possiamo fare un cazzo. Quindi dobbiamo tenerci questi 3 portieri per il primo anno, purtroppo. Capitolo difensori centrali, io vedo che qui abbiamo ben 6 difensori centrali. Allora, Alves ci garantisce esperienza, ovviamente guadagna un tantino, ragazzi, però sicuramente si è unito di recente, non possiamo darlo via. Capuano è un 72, ha 24 anni, io direi che potrebbe essere un buon compromesso per avere un giovane, anche se ha 24 anni parlare di giovane ormai è un po' controproducente. Io direi di Capuano di tenerlo, così come Cepitelli. Tra l'altro abbiamo Del Fabbro e Krajnc prestati, quindi ne abbiamo esattamente 4 contatti. Quindi come difensori centrali direi che per il primo anno possiamo star tranquilli. Capitolo terzini, abbiamo Balzano che ha 30 anni ma è prestato, quindi non ce ne frega niente. Abbiamo Bittante che ci è stato dato in prestito, ma sapete che io non ho molta considerazione dei giocatori che ci prestano, perché non mi va di far crescere giocatori di altre squadre. Poi abbiamo Pisacane, che ha una storia personale incredibile, dato che è riuscito a sfuggire ad una paralisi, e quindi sono contento anche di tenerlo, forse, però come riserva magari. Come il terzini sinistri, ragazzi, abbiamo Murru e Padoin, che sinceramente non vorrei utilizzarlo come terzino sinistro, è abbastanza duttile, può fare anche l'esterno e il centrocampista centrale, nella realtà gioca centrocampista centrale, ma secondo me dobbiamo trovare una riserva a Murru, ragazzi, ci punteremo tantissimo, non lo venderemo. Murru cresce in una maniera incredibile, almeno negli scorsi FIFA aveva una crescita veramente veramente alta. In centrocampo, altro centrocampista con una crescita elevata
e Barella. Quindi Barella lo teniamo, a 19 anni. Abbiamo questo Colombatto. Praticamente il Cagliari è fissato coi Colombi. A Colombatto, a Colombo e Colombi. Perfetto, abbiamo dei volatili in squadra. Poi, allora, Colombatto è prestato così come De Iola. De Sena è un po' il perno di questa squadra, quindi io direi di tenerlo De Sena almeno per un anno, anche se guadagna parecchio. Di Gennaro è vecchio, vecchio, 28 anni, ha un totale di overall di 73, ma guadagna ben quasi 50.000 euro a settimana. Io questo qui direi, ragazzi, di venderlo, perché è abbastanza vecchio, detto fra noi, quindi proviamo a metterlo nella lista trasferimenti e vediamo le richieste che ci arrivano. Fossati è prestato, abbiamo Ionita che è buono, ragazzi, non è niente male, e Munari che è vecchio anche lui e magari dobbiamo venderlo. E ancora vive Munari, non so perché giochi ancora. Abbiamo Isla che è CDC come ruolo preimpostato e non capisco il motivo, però va benissimo. Dovrebbe giocare terzino Isla, perché è messo qui, infatti fa il terzino. Quindi come terzini destri abbiamo Isla, che può fare il titolare almeno per un anno. Poi abbiamo Taxidis, ragazzi, che è in prestito, cioè ci è stato dato in prestito dal Torino. Noi, se terminiamo il prestito, sì, andremo a perdere quasi 500.000 euro, ma ci andremo a guadagnare 39.000 sul budget di stipendi. Poi, andando a fare il stanzionamento del budget, ce lo riportiamo un po' sui milioni da spendere. Quindi per il momento teniamoci Isla, lo teniamo. Farias è un COC, è a 26 anni, 2,74, direi di puntarci, così come João Pedro. Poi c'è questo Pagliaccio che è prestato, non ci interessa. Borriello, che è un po' il motivo per cui ho scelto questa squadra. C'è Giannetti, che potremmo benissimo venderlo, ragazzi, non ci interessa Giannetti. Abbiamo Melchiorri, che è vecchio anche lui, possiamo tranquillamente aggiungere alla lista trasferimenti. Sau e Chop, Sau lo teniamo ovviamente, e Chop è prestato, ma questo qui l'anno prossimo mi sa proprio che fa un bel viaggetto, perché ci potremmo guadagnare dei bei soldi, come vedete. E niente, ragazzi, magari fatemi sapere se volete che richiami Chop e poi lo metta in vendita, potrebbe essere una buona mossa. Allora, ragazzi, detto questo, andiamo subito a vedere la nostra rosa, che quella utilizzata è il 4-3-1-2. Non mi piace Isla, sinceramente, messo qui, non mi dà le garanzie. Sono sempre stato abituato a vederlo sulla fascia, o esterno o terzino, e magari potremmo provare ad utilizzarlo da terzino, in questo modo risparmiamo dei soldi sui terzini. Allora, dobbiamo agire molto in centrocampo, molto, ragazzi, dobbiamo agire molto in centrocampo. Io vorrei utilizzare o un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1, o sapete che io sono affezionato molto al 4-3-3 offensivo, quindi potremmo utilizzare questo modulo qui per il nostro Cagliari. Abbiamo Barella, che sicuramente faremo giocare e allenare parecchio, ragazzi. Abbiamo Ionita, che non è male come CC, quindi andiamo a metterlo qui al posto di Pisacane. Abbiamo Padoin, che sì, lo faremo giocare un po' dove capita, nel nostro talismano, quindi non andrà venduto per il primo anno, ovviamente. Dato che abbiamo molti COC, io direi di provare almeno per l'inizio il 4-3-1-2. A me piace molto usare le ali, voi lo sapete, l'ho sempre usato sia col Parma che col Sassuolo, però abbiamo bisogno anche di alternative per quanto riguarda i moduli. Abbiamo Sao, che comunque abbiamo la panchina un po' corta, questo è vero, però io direi di puntare a centrocampisti, almeno un paio se non tre. Però io direi di puntare sul 4-3-2-1, perché 4-3-2-1 abbiamo la possibilità anche di portare le ali, magari di comprare le ali e spostare un po' più centralmente, perché nel 4-3-2-1 servono gli ATD e gli ATS. Questa è un po' la panoramica generale. I due difensori centrali potrebbero essere questi due qui, tranquillamente, con Cepitelli che andrà un po' a fare la riserva, l'alternativa, con Capuano e Salamon. Come difensori centrali, ragazzi, siamo benissimo. Io direi che la difesa non è da toccare, magari compriamo un terzino e stiamo a posto. Un po' è da lavorarci un po' sull'attacco e sul centrocampo, quindi andremo a prendere sicuramente una prima punta di quelle cazzute, ragazzi, magari un COC decente e un paio di centrocampisti, ragazzi, perché sinceramente Padoin titolare sì, lo faremo giocare qualche volta. Di Gennaro lo dobbiamo vendere, abbiamo detto, però Padoin potrebbe benissimo fare la spalla di Murru. Quindi 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-3-3 offensivo, anche se sarà complicato trovare dei giocatori che siano duttili per questi tre moduli. Quindi andiamo subito nella rete mercato globale, ragazzi, andiamo a fare le istruzioni. Ovviamente qui ci danno già delle prime istruzioni, però non mi fido, preferisco vedermela da solo. Ok, questo è il resto che abbiamo impostato, ragazzi. Oltre all'attaccante, centrocampista offensivo promettente, un centrocampista difensivo promettente.
mente, perché potremmo utilizzare magari un regista come mezzala, un terzino generico sia sinistro che destro è indifferente, promettente e veloce, vuole i terzini veloci. Ho impostato un'istruzione con qualsiasi ruolo con il contratto in scadenza, come vedete una fascia tra i 16 e i 26 anni. Bene, queste sono le istruzioni che abbiamo dato ai nostri osservatori. Il calciomercato è già aperto, ragazzi, io non vi voglio già da questo primo episodio cervellare più di tanto. Abbiamo dato una panoramica molto dettagliata della nostra squadra, penso sia durato anche già abbastanza questo primo episodio. Io vi ricordo che alternerò sul canale un giorno sì e un giorno no The Journey sul canale, quindi domani avrete The Journey, mentre il secondo giorno, quindi il giorno dopo a The Journey, avrete un episodio di carriera alternato a un Road to Division 1 o uno squad building, robe del genere, ragazzi, un Foot Champions. Fatemi sapere se vi piace come soluzione questa gestione del canale. Io spero che questo primo episodio di riepilogo vi sia piaciuto. Io già da in questo momento inizio a mettermi dei giocatori in lista preferiti che io conosco personalmente. Vi faccio un paio di nomi che conosco personalmente. Gerson, dato che appartiene alla mia squadra del cuore che è la Roma. Preferisco, ragazzi, non comprare gli stessi giocatori che ho comprato nella carriera col Sassuolo dello scorso anno. Però giocatori che mi sono rimasti nel cuore come Iheanacho, vorrei provare a prenderlo, ragazzi, almeno lui. Uno vorrei provare a prenderlo. Ci sarebbe anche Gnukuri, che è stata una scoperta piacevole che ho fatto, e vorrei provare a prendere anche lui, però non voglio prendere troppi giocatori uguali. Gerson l'ho preso sì lo scorso anno, ma secondo me non era lo stesso Gerson, dato che era esterno. Questo qui dovrebbe essere C o C nel gioco. Sì, ragazzi, superiamo i 3000 like. Se vi è piaciuto questo primo episodio di carriera, non ho fatto granché, ho dato una panoramica generale di quello che sarà la nostra stagione insieme. 3000 like, prossimo episodio. Se volete, dopodomani, già la seconda parte, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Cominciate a darmi anche voi dei consigli su quale modulo utilizzereste, su quali giocatori puntereste nello specifico, quale ruolo dovremmo andare ad intervenire secondo voi. Ragazzi, 3000 mi piace, social in descrizione, canali di Brainless in descrizione. Il video è finito, dal Giant è tutto e ciao agli! We'll be right back.